Taglio del nastro, sabato 11 luglio, della nuovissima struttura polivalente realizzata in Contrada Nardangelo a Pianella. Un polo sportivo in grado di soddisfare le esigenze di un'utenza molto ampia, andando inoltre a colmare un vuoto per quanto attiene la possibilità di praticare alcuni sport, soprattutto nella stagione invernale. Nei prossimi mesi il complesso sportivo si completerà di una piattaforma per elisoccorso già finanziato dalla Regione Abruzzo. Il progetto, avviato nel 2018, è stato portato a termine attraverso una dotazione finanziaria di 482.000 euro a valere sul masterplan regionale ed ulteriori 103.000 euro di fondi comunali. La struttura consentirà, dopo decenni nei quali le associazioni locali erano costrette a recarsi altrove per praticare sport al coperto, di svolgere attività agonistica di calcio a 5, basket, pallavolo e tennis, ma potrà essere utilizzata anche per ulteriori finalità, quali concerti, esibizioni di danza, convegni e, nel malaugurato caso di calamità naturale, costituirà un presidio fondamentale per il sicuro ricovero della popolazione. Alla inaugurazione della nuova struttura sportiva, oltre a tutto il Consiglio Comunale di Pianella, sono intervenuti l'onorevole Luigi Deramo, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ed il neo allenatore del Pescara Calcio Andrea Sottil. Colmiamo un vuoto storico enorme, tante generazioni hanno dovuto, per praticare gli sport al coperto, emigrare per troppo tempo. Oggi è una bellissima pagina, è una pagina che scrive la politica con la P maiuscola. L'essenza della politica è fare le cose, quindi la soddisfazione enorme per poter essere qui oggi. Ovviamente credo che ognuna delle persone presenti in questa sala meriti un ringraziamento. Siamo stati tutti ingranaggi di un percorso che oggi ci ha portato qui in tanti modi, chi più e chi meno, comunque tutti hanno messo qualcosa per portare a compimento quest'opera. Le problematiche ce ne sono tante, ne possiamo trovare milioni ogni giorno, ma se abbiamo un obiettivo e un sogno, abbiamo anche il dovere di rimboccarci le maniche e portarlo avanti, tutti quelli che davvero ci credono e lo hanno a cuore. Grazie a tutti, lo dobbiamo a loro. Oggi gli consegniamo una struttura importante, dovremmo fare ancora tanto perché sono il nostro futuro. Questo è il miglior investimento che la politica possa fare. Grazie a tutti.